volontariata da parte dei volontari, il comune si è attivato e anche l'ordine di psicologi si è messo in funzione. Sì, veramente un lavoro di squadra eccellente. Il comune che ha svolto una funzione di coordinamento insieme alla prefettura, insieme alle altre istituzioni. Ma voglio davvero ringraziare il centro, insomma, tutta la comunità antirazzista di Napoli che ha messo in campo un lavoro enorme, i Medici Senza Frontiere, i mediatori culturali che spontaneamente fino a stanotte, fino a stamattina, gratuitamente hanno messo in campo la loro opera, cibo e vestiti, il materiale che è stato dissequestrato su nostra richiesta per consegnare scarpe e abbigliamento, l'assistenza medica. Insomma, Napoli è capitale dell'umanità e non è che sia facile in questa città accogliere come mezzi materiali ed economici, intendo dire, ma questo è un tema che non è stato mai posto. Di fronte alla disperazione umana, di fronte ai cadaveri, ai bambini disperati, alle donne, agli anziani, questa città è in grado di aprire il cuore e le braccia di ognuno di noi. E questa è una dimostrazione di umanità e da come dal cuore del Mediterraneo si vuole scrivere un altro mondo, che non è quello arroccato del G7, ma è quello delle braccia aperte per una umanità diversa, ponti di dialogo, e questo è il messaggio che viene da Napoli. Se ci sono delle persone in difficoltà, i napoletani non si girano dall'altra parte. Esattamente il contrario dei messaggi che si urlano in alcuni stati o degli atteggiamenti alla Salvini, per capirci. Napoli è tutta nata storia, direbbe Pino Daniele.